Passiamo adesso all'ultimo blocco di domande, se non ce la facciamo, gli ultimi tre dati aperti open data. Quali devono essere? Aspetta, posso passare velocemente in rassegna per flash? Sì, sicuramente però in particolare sugli ultimi tre. Allora vado, dice ci troviamo spesso a dover rettificare graduatorie perché non vengono fatte, perché spesso sono scansioni, quindi non pubblicabili, addirittura le segreterie si rifiutano di inviarci il Word elettronico. Allora, qui ricordo, articolo 40 del codice dell'amministrazione digitale ci dice che gli originali devono essere strumenti informatici, quindi non possono dirvi ma io ho la carta, cioè nessuno da oggi in poi vi può dire ma io non ce l'ho quel file, perché a monte deve essere formato in quel modo. Dopodiché la domanda successiva dice le linee guida dicevano che esisteva l'amministrazione trasparenza, la sezione trasparenza valutazione e merito, non esiste più la sezione trasparenza valutazione e merito, è stata abrogata, le disposizioni del 150 che si occupavano di questo. Dopodiché sulla validità dell'albo abbiamo detto dati aperti open data. Quali dati devono essere messi a disposizione dei vari utenti della scuola? Con quali privilegi? Gli open data delle scuole, quali caratteristiche essenziali? Beh, innanzitutto partiamo dall'articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale che dà la definizione di dato di tipo aperto e dice quindi che deve avere determinate caratteristiche di tipo tecnico. L'Agenzia per l'Italia Digitale farà un repertorio e dirà quali sono da pubblicarsi annualmente, però esatto, esistono già tanto una linea guida sull'interoperabilità dei dati, tanto un vademecum sugli open data dove ci sono i formati. Quali sono gli obblighi? Gli obblighi per il momento di open data sono quelli del decreto 33 del 2013, il resto che voi fate, se avete tempo lo fate in più, ovviamente concentriamoci prima su quello. Sono andato sul sito di un comune, non ometto il comune, è un meraviglioso portale di open data, ma non ci sono i dati obbligatori, ci sono altri dati, allora mi concentro prima sui dati che è obbligo di legge pubblicare e poi sui dati facoltativi. Seconda domanda. Sulla open source dice, si parla da tanto tempo di software libero nella pubblica amministrazione, che cosa prevede la norma? Beh, in realtà l'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale è stato modificato. Come voi sapete esistono diverse forme per per approvvigionarsi di software nella pubblica amministrazione, cioè le licenze d'uso, posso farmi sviluppare dei software su misura, posso utilizzare dei software di tipo libero. Quello che mi interessa è dirvi che in base al comma 1 ter dell'articolo 68 le amministrazioni quando acquisiscono dei software devono prima verificare se esiste software libero, dopodiché soltanto nel caso in cui non esista software libero è già così. Dopodiché l'Agenzia per l'Italia Digitale sta lavorando a delle regole che esplicitino i criteri dell'impossibilità, cioè quando è impossibile fare riferimento al software libero, ce lo chiarirà l'Agenzia per l'Italia Digitale, ma già adesso in base al comma 1 ter dell'articolo 68 c'è un criterio di preferenzialità per il software libero. Ultima domanda. Basta Windows? Basta Windows? Non ho detto da oggi in poi voi dovete fare gli approvvigionamenti, dovete preferire il software libero. Se poi per una serie di motivi voi dimostrate di non poter ricorrere, entrate nelle altre soluzioni. Esatto, i gestionali non sono compatibili con altri sistemi, gli archivi precedenti, sarebbe eccessivamente costoso, però va motivato. Le altre amministrazioni non le aprono, dipende dal tipo di formato che utilizzate, che non dipende dal software, cioè se può, anzi, di solito il software libero vi dà possibilità di utilizzare formati aperti, cosa che non sempre invece i proprietari vi consentono. Però andiamo avanti. Ultima domanda. Ci sono esperienze e o normative di riferimento per la stesura di linee guida o social media policy a livello di scuola? Questo fa riferimento, questo quesito, cos'è la social media policy? Immagino che molti di voi si stiano cimentando con l'utilizzo dei social media, dei social network, Facebook, Twitter, YouTube. Utilizzare questi strumenti alla cieca è come guidare a fari spenti nella notte in autostrada. E cioè mi può andare bene, per carità, cioè ci posso provare. Però il rischio che vada a sbattere o che qualcuno mi venga addosso è molto. Allora, vi consiglio di adottare un documento che hanno iniziato prima ad adottare le società e adesso anche le pubbliche amministrazioni, che si chiama Social Media Policy, che è distinto in due parti. Una social media policy interna, cioè destinata al personale, chi
chi ha e chi utilizza i canali social dell'istituto, quali sono le regole di ingaggio, quali sono i contenuti che saranno pubblicati, quali sono anche le regole all'interno, cioè i dipendenti è consentito andare su Facebook, andare su YouTube, quali sono le modalità, cioè io posso qualificarmi come dipendente dell'istituto X o Y, quali sono le modalità di interazione che devo avere ad esempio con gli studenti. Accetto le richieste di amicizia o non le accetto? Oppure faccio in modo che questo elemento sia demandato allo scrupolo di ciascun docente? Beh, direi che nel 2013 ormai i tempi sono maturi per avere una posizione abbastanza consolidata. Il secondo pezzo di social media policy è la cosiddetta social media policy esterna, e cioè quella dedicata agli utenti dei nostri profili, e quindi che cosa sono le cose che noi inseriamo, quali sono i comportamenti che saranno accettati e quali tollerati, insulti, commenti alle commenti sulla pagina Facebook, agli scrutini, o ai risultati di esami di maturità, patti chiari, amicizia lunga mi hanno insegnato, cioè se io non ho delle regole di solito mi posso aspettare tutto, se ho delle regole chiare e certe io potrò anche commentare, bannare, eliminare il commento, ma questo non ingenererà, almeno in linea di principio, che io sappia in Lombardia ha avviato un progetto per fare questo tipo di operazione l'istituto Saraceno di Morbegno, che è rappresentato qui dal professor Chiarelli, non so se ci sono altri istituti tra di voi che anche in modo embrionale hanno iniziato a farlo, certo quello della definizione di una social media policy, io conosco due ambiti particolarmente delicati nel settore pubblico, il primo sono gli ospedali, anche perché abbiamo già avuto tantissimi casi di infermieri che riprendevano i pazienti e postavano le foto su Facebook o altro, quindi ci sono delle strutture che lo stanno già facendo, ci sono già delle linee guida in ambito sanitario, a livello di pubblica istruzione non c'è, nonostante i numerosi casi anche di cyberbullismo che si sono verificati negli istituti, per cui credo che sia un contenuto molto interessante, così magari i figli di Mentana spiegheranno a Mentana che Twitter e Facebook non sono canali del diavolo ma possono essere addirittura canali didattici per interloquire con i docenti. Grazie. Nella mia scuola c'è un embrione di questa cosa, un piccolo, saputo che appunto c'è questo pericolo dell'utilizzo dei social media anche a livello amministrativo, mentre invece a livello amministrativo noi spesso usiamo Facebook per confrontarci con i nostri colleghi per trasferirci immediatamente le informazioni. Nella mia scuola ho proposto al dirigente e l'ha accolto e ho